Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sia che siate semplici appassionati, sia che siate già dei professionisti, sicuramente avrete capito che la fotografia ed il videomaking non sono mai lavori economici. Quest'oggi però faremo una piccola eccezione ed andremo a scoprire 6 accessori fondamentali con un costo massimo di 30 euro. Prima di cominciare però vi chiedo un supporto mettendo un mi piace sul video ed iscrivendovi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Iniziamo! Parto col dirvi che naturalmente, come solito, troverete tutti gli accessori di cui parleremo oggi nei link affiliati Amazon qui sotto in descrizione. Il primo accessorio di cui parliamo oggi è un mini treppiede della Manfrotto. Di questo piccolo e comodo treppiede super portabile ne esistono principalmente due versioni: la versione Pixie Standard, che ha un costo di circa 19 euro, e la versione Pixie Evo, che si aggira invece intorno ai 35 euro, superiore però un pochino al nostro budget di oggi. Quella che vi mostro qui è quella che normalmente utilizzo io, è la versione Evo, che ha un supporto di peso maggiore e la possibilità di estendere le gambe. Il mio consiglio però, se non avete delle fotocamere particolarmente pesanti, è quello di acquistare la versione Pixie Classica, più economica ma comunque estremamente qualitativa. Su un treppiede così semplice non c'è molto da dire, se non che probabilmente diventerà un vostro fedele compagno sempre a disposizione nello zaino. Il secondo accessorio è una custodia per schede SD e microSD che ha un costo intorno agli 11 euro. Su Amazon se ne trovano diversi, tutti esteticamente simili ma di marchi differenti, ma in teoria sono tutti lo stesso prodotto rimarchiato. Questa custodia è molto resistente, costruita in plastica rigida, resistente agli urti, con una fantastica guarnizione in gomma che la rende impermeabile in modo da proteggere le nostre schede. All'interno possiamo andare ad inserire fino a 12 schede SD ed altrettante microSD, in modo da potercele portare sempre nello zaino con la massima sicurezza. Un altro accessorio che ritengo fondamentale per chi fa questo lavoro in mobilità, lontano da uno studio, è questo. Un piccolo caricabatterie USB. Su Amazon se ne trovano tantissimi differenti. Questo è solamente uno per le batterie Sony, ne ho anche un altro per le Canon, ma si trovano disponibili anche per tutti gli altri marchi. Hanno un costo variabile tra i 15 e i 35 euro in base al brand. Questo qui in particolare si attesta sulla fascia più economica, ma funziona comunque alla grande. Ha due ingressi USB differenti, uno di tipo micro USB, l'altro di tipo Type-C. Molto spesso li utilizzo in abbinato ad un powerbank, soprattutto quando faccio servizi che durano l'intera giornata, in modo da poter ricaricare le batterie in qualsiasi momento, anche senza avere a disposizione una presa di corrente. Basta infatti collegare il powerbank con il suo cavetto USB a questo caricabatterie, metterlo nello zaino ed attendere che le batterie siano cariche. Soprattutto per i videomaker, le situazioni di bassa luce sono molto complicate da gestire. Per questo ci vengono in aiuto i faretti LED. Se ne trovano di ogni dimensione e prezzo. Quello che vi consiglio io, che rientra precisamente nel budget, è un piccolo LED a batteria ricaricabile e dimmerabile, che vi faccio vedere però solo qui in fotografia, dato che al momento lo sto utilizzando, ed è la lampada che ho esattamente qui sopra e che mi fa da controluce. La qualità costruttiva è ottima, possiamo scegliere la gradazione di colore della luce in un range che va dai 3200 ai 5600 gradi Kelvin. Abbiamo anche l'attacco per la slitta del flash e soprattutto la ricarica avviene tramite un collegamento USB di tipo Type-C. Con un costo al momento di soli 22,95€ è anche la prima scelta dei clienti su Amazon per questa tipologia di prodotti, quindi direi super consigliato. Passiamo ora ad uno degli accessori fondamentali quando si ha molta attrezzatura da trasportare, lo zaino fotografico. In commercio ci sono moltissimi modelli di altrettanti brand più o meno famosi, ma quello che vedremo oggi l'ho scelto appositamente per il suo assurdo rapporto qualità-prezzo. Parliamo infatti dello zaino fotografico della linea Amazon Basics. Se vi ricordate bene, ne abbiamo già parlato in dettaglio un po' di tempo fa. Vi lascio il video di approfondimento nella scheda qui sopra ed in descrizione. Comunque, riassumendo in breve, questo zaino è molto robusto ed è perfetto per proteggere e trasportare fino a 2 fotocamere reflex e 3 o 4 obiettivi o piccoli accessori. Inoltre dispone di 9 scomparti per riporre e proteggere la piccola attrezzatura, in cui potete stivare comodamente anche un tablet. Il prezzo stavolta è proprio al limite, anzi sfora di 99 centesimi il nostro limite, ma ne vale veramente la pena. Sfido a trovare di meglio a questo prezzo. L'ultimo prodotto di cui parliamo oggi non ve lo aspettereste mai. È un oggetto che ritengo utilissimo sia nell'utilizzo in studio, sia da portare nello zaino per ogni emergenza. Sono dei morsetti a molla in plastica, detti anche clamp. Hanno un prezzo irrisorio di 1 euro cada uno, ma possono salvarci in tantissime situazioni in cui abbiamo necessità di fissare degli oggetti.
hanno un'apertura massima di circa 5 cm e grazie al PVC antiscivolo all'estremità avremo un fissaggio ottimale su qualsiasi superficie. Possiamo utilizzarle per fissare dei fondali, agganciare un microfono al volo o per tutti gli utilizzi che vi possono venire in mente. In questo caso largo alla creatività e al problem solving. Bene, a questo punto abbiamo terminato questa prima serie di accessori fondamentali per foto e video. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato particolarmente utile. Lasciatemi pure qui sotto un commento indicandomi qual è il vostro accessorio preferito e se ne avete altri da consigliare che potremo andare ad inserire in un prossimo video. In vista del Black Friday, vi ricordo che in descrizione potete trovare il link al mio canale Telegram Offerte Photo & Tech, dove pubblico le migliori occasioni scelte per voi di prodotti fotografici e tecnologici. Non dimenticate a questo punto di lasciare un bel like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei video settimanali. Noi ci vediamo, come sempre, qui sul mio canale YouTube.